diventa una canzone, è un coro che devi sentire, è un grido alto fino al cielo, e l'hai voluto tu, in campo lotti col cuore, granata resta il tuo colore, l'orgoglio è il simbolo d'amore, che ci sai dare tu, l'orgoglio. La curva esplode di colori, sei grande come grande il mondo, ce l'hai insegnato tu, è un coro dalla maratona, dai toro lasciaci sognare, sei bello come bello il sole, ce l'hai insegnato tu, sei bello come bello il sole, ce l'hai insegnato tu, è bello dedicarti una canzone, è bello dedicarti una canzone, è bello dedicarti una canzone. Amici tifosi del Toro, bentornati dal vostro Fabio Cantelmo. Continua il nostro viaggio all'interno del mondo delle giovanili Granata e del Toro. Siamo oggi a Candiolo, dove la società ospita una delle academy del Toino. Candiolo è stata un po' al centro delle attenzioni quest'estate. Continua il nostro viaggio, venite con noi. In compagnia con il presidente del Candiolo, Andrea Loddo, che ringraziamo. Grazie a voi. Come mai, incomprensibilmente, la primavera del Toro continui a giocare, tra virgolette, in trasferta, se possiamo dire così. Andrea, quando hai preso questa struttura? Raccontaci un po' anche del Candiolo. Allora, il Candiolo era una matricola solo ed esclusivamente con una seconda categoria, e con una terza categoria, poi hanno vinto il campionato e sono andati in seconda. Nel 2014 siamo subentrati, nel 2014 abbiamo preso praticamente la società e la struttura che era all'abbandono a livello sportivo e in degrado a livello strutturale. Nel 2014 abbiamo preso la struttura e siamo partiti con questo nuovo progetto di scuola calcio. Pronti partenza via, abbiamo aperto i cancelli nel 2014 per fare una prova e iniziare un percorso calcistico che mancava.
stavo ormai a Candiolo da... strutturale. Nel 2014 abbiamo preso la struttura, siamo partiti con questo nuovo progetto di scuola calcio. Pronti partenza via, abbiamo aperto i cancelli nel 2014 per fare una prova e iniziare un percorso calcistico che mancava ormai a Candiolo da... Entriamo così al brucio, che ci dobbiamo fare? Proveremo a riproporre il video, datemi un attimino di tempo e vediamo cosa riesco a fare. Allora, mettiamolo così, così. Arriviamo, se ce la facciamo. Candiolo, dove la società ospita una delle academy del Toino. Candiolo è stata un po' al centro delle attenzioni quest'estate. Continua il nostro viaggio, venite con noi. In compagnia con il presidente del Candiolo, Andrea Loddo, che ringraziamo. Grazie a voi. Come mai, incomprensibilmente, la primavera del Toro continui a giocare, tra virgolette, in trasferta, se possiamo dire così. Andrea, quando hai preso questa struttura? Raccontaci un po' anche del Candiolo. Allora, il Candiolo era una matricola solo ed esclusivamente con una seconda categoria. E con una terza categoria, poi hanno vinto il campionato e sono andati in seconda. Nel 2014 siamo subentrati, nel 2014 abbiamo preso praticamente la società e la struttura che era all'abbandono a livello sportivo e in degrado a livello strutturale. Nel 2014 abbiamo preso la struttura, siamo partiti con questo nuovo progetto di scuola calcio. Pronti partenza via, abbiamo aperto i cancelli nel 2014 per fare una prova e iniziare un percorso calcistico che mancava ormai a Candiolo da 30 anni e siamo partiti subito con 45 bambini. Comunque per un paese di 5.000 abitanti è un successo, certo, importante. Qua siamo nel cuore, nel feudo della Juventinità, perché Vinovo è a pochi chilometri da Vinovo è a 3 chilometri, di là c'è Pinerolo, Chieri vicino, Garino e Filo Juventus, quindi diciamo che siamo in mezzo a un feudo bianco-nero. Quindi tu nel 2014 decidi di intraprendere questa avventura, mentre nel frattempo... Io e altre persone abbiamo detto proviamo a ricreare, perché noi giocavamo quando eravamo giovani, 30 anni fa, a rifondare un Candiolo perché merita di avere una società sportiva. Allora siamo partiti 45, l'anno dopo 80, 190, fino a che siamo arrivati più o meno a 200 e nel 2019 abbiamo detto adesso che facciamo? Facciamo l'Academy Toro, certo, perché poi a Candiolo, voi lo sapete benissimo, c'è la Candiolo Granata che è uno dei club comunque più numerosi, sì, e abbiamo detto proviamo a fare questo passo e vediamo cosa ne viene fuori. Ti dico, è stato emozionante questa struttura quando l'abbiamo presa nel 2014, praticamente cadeva a pezzi, il comune ha messo mano per tutta la parte quella di sicurezza, luci, l'impianto elettrico, antincendio, tutto quello che era la parte di sicurezza, e noi abbiamo messo del nostro piccolo in questi anni, tra mutui con il credito sportivo, con le banche, tutto per ristrutturare, per sopperire comunque i problemi della pandemia e tutto, ci aggiriamo sui 150.000 euro senza comunque
aver, noi per qua paghiamo tutto, noi qua paghiamo manutenzione, luce, gas, acqua e 6.000 euro d'affitto. Anche qua avete anche dei campi che voi utilizzate per il padel, un campo da calcetto, un campo da tennis. Abbiamo fatto vedere il padel perché comunque porta valore aggiunto alla struttura. Poi è uno sport che va anche tanto di moda oggi. Che va, ci gioco pure io che peso un pochettino, quindi se ci gioco io ci possono giocare tutti. Parliamo di un comune di piccole dimensioni, quindi all'interno c'è una realtà molto calcistica, dilettantistica, molto molto importante. Molto importante perché noi oggi abbiamo tutte le categorie. Noi siamo Cagnolo però Toro Academy. Tutti i piccolini nostri del Toro Academy si allenano qua, quindi dai 2017 fino ai 2014. 2017-2014. E anche la femminile si allena qua. Ah, quindi voi avete anche ovviamente il calcio femminile. Noi abbiamo la squadra 5 di calcio femminile regionale, ce l'abbiamo già da 3 anni. Questo è il campo da 11, che è un campo regolare, di dimensioni regolamentari, di dimensioni 105-106 per 67, quindi è un campo che potrebbe andare bene eventualmente anche per far giocare la primavera, le juniores. Credo che con la richiesta della deroga a livello nazionale. Quanto è un campo regolamentare? Quanto dovrebbe essere quello omologato UEFA? Ma secondo me 100, adesso non mi coglio mai, però secondo me 105 per 67 potrebbe essere omologato. Quindi questo con una deroga potrebbe essere messa a disposizione. Ma tu hai mai avuto richieste da parte del Torino Calcio per far giocare qua anche la primavera? Perché io adesso ricordiamo che la primavera gioca a Vercelli, l'anno scorso gioca a Bacchella, quest'anno gioca a Vercelli, quindi la primavera è come se giocasse sempre in trasferta tutti i giorni, tutte le settimane. Allora partiamo dal presupposto, io ho avuto una telefonata forse quando stavano lasciando Biella, perché Biella dovevano lasciarla, ho ricevuto questa telefonata di interessamento sul nostro campo, poi non si è più fatto nulla, hanno preso un'altra strada perché forse c'era il problema della deroga del campo. Però io parto da prima, avessimo comunque lavorato su un bando, su una struttura insieme, facendo comunque un investimento insieme col Toro. Certo. Tu l'hai proposto? Io certo che l'ho proposto, l'ho proposto a chi di dovere, chi diciamo le interfacce che si rapportano con me. Avessimo fatto comunque un progetto insieme, Toro, avevamo chiamato anche dei rappresentanti del comune, avessimo fatto un progetto insieme, sarebbe stato un progetto sicuramente unico e vincente nella zona, perché noi potremmo qua realizzare, ovviamente non solo con i nostri risparmi che sono zero, perché, però vabbè, ci saremmo veramente caricati di un mutuo con la passione. Come si spiega secondo te che la primavera del Toro giochi in Mabiella per Vercelli, cioè lontano dalla sua gente? Come ti sei dato? Tu sei dato una spiegazione? Questo è un problema anche di immagine societaria, perché non dai un'immagine di avere comunque un quartiere generale, un posto di dove hai un'identità, un tipo Philadelphia o tipo una struttura comunque tua. Credete che sarebbe anche possibile, cioè, omologato per le partite di calcio, no? Quindi potrebbe, non si capisce neanche quello, per il perché veramente. Potrebbe essere comunque un quartier generale dove tu entri e vedi il cartello Toro, settore giovanile, vedi i bimbi che escono, vedi proprio il tuo centro. La percentuale di ciechi, muti e sordi purtroppo è sempre più alta. Impossibile non vedere e non sentire le urla di dolore di questo Toro che arranca disperato nell'arena perché non si vuole arrendere. Lui, il vero orgoglio, sa cos'è. E non è si tifa solo per la maglia, quello se lo sono inventati i sostenitori del siamo nati per soffrire.
E non era così. Negli anni Ottanta era siamo nati per lottare e lotteremo. Così mi avevano insegnato i veri ultras a 11 anni in maratona, nei Leoni precisamente. Dietro quel toro, quello che lotta, che corre, che non si arrende, ecco, dietro di lui ci deve essere un progetto serio di crescita e di lustro, adeguato alla storia che rappresenta, dai pulcini a salire alle giovanili e primavera. Ci deve essere un punto di ritrovo, allenamento e crescita sportiva e personale per tutti i ragazzi e le famiglie da cui si spera un giorno possano fiorire nuove promesse per questa squadra malandata e malconcia. Un posto che sia davvero la casa del toro, dove allenarsi e imparare a fare squadra a tutti, nessuno escluso, senza essere buttati in giro con papà o mamme al seguito, ognuno in un campo diverso, ogni anno che passa e che non è la casa del toro. Ci deve essere una tifoseria che dice no, che protesta fortemente, che fa sentire il suo dissenso e il suo disgusto per tutte queste lacune, per tutte queste mancanze. Uniti e compatti con un unico obiettivo, quello di vedere risorgere il Torino, quello vero, quello che sognavamo da bambini. Invece no. Invece anche quest'anno si galleggia su una barca senza remi, senza motore e senza avere le vele pronte per navigare. Tutte le categorie incluse, non solo la prima squadra, anche quest'anno andrà alla deriva, anche quest'anno sui social le stesse cantilene, tifo la maglia, andate a Venaria e bla 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 bla. Ma voi che rispondete in questo modo e leggendovi come se foste gli unti del Signore, a veri e unici tifosi, cosa credete? Pensate davvero che a noi, come ci chiamate? Ah sì, ma è contente. Cosa pensate? Che a noi non piacerebbe tornare allo stadio con panino e birra insieme agli amici prima del match? Ma cosa pensate che abbiamo farina nel cervello e che ci piace di sentire a prescindere? Che non ci mancano i cori e urlare i nomi dei giocatori con le mani a coppa sulle labbra verso il cielo? Che non moriamo dalla voglia di roteare la nostra sciarpa mentre suona l'inno? Beh, vi sbagliate. È così per tutti noi mai contente. Stiamo male. Stiamo male e soffriamo per questo toro in ginocchio che chiede pietà. Ci attaccate accusandoci di volere solo il male per questa squadra che amiamo alla follia. Ma dal basso della vostra superbia non avete capito il punto fermo della nostra protesta. Ebbene, quello che non avete compreso è che nessuno di chi contesta e attacca squadre e allenatori. Ma cosa vi posso dire a sti poveretti? Cosa stiamo facendo? Stanno facendo quello che possono, come possono, ma i limiti tecnici di bravura sono evidenti. Potrebbero essere anche buoni professionisti, ma non tutti sono da Serie A. Anzi, alcuni sono proprio ricicli dei ricicli. Altri non giocherebbero nemmeno nelle ASD, tanto sono imbarazzanti. Ok. Pensate voi, meglio di niente, sempre meglio di niente. Ma no. Gente, il toro urla di dolore perché ha la groppa piena di spade che lo trafiggono. E queste spade sono una società capitanata da un personaggio a cui di quel toro, quello vero, quello della canzone, quello che abbiamo imparato ad amare tutti da bambini, non gliene importa niente, nulla. E voi accontentisti, quelli del solo per la maglia, ecco, spiegatecelo una buona volta cosa significa quel solo per la maglia. Perché quando è vero amore si difende da tutto e da tutti, si protegge, si aiuta a crescere e a migliorare dicendo anche dei no quando è per il bene di ciò che si ama. Quel si tifa la squadra a prescindere, quelli del tanto è così e non può cambiare, ecco voi, cari signori e signore, siete complici di questo scempio. Smettetela di essere accomodanti, alzatevi e non accettate più di vederlo trascinarsi ogni anno verso una mediocre e triste salvezza. Abbiate il coraggio di provare a dire a gran voce a quello là che amate il toro, ma non come lo sta governando lui. Trovate dentro di voi la motivazione per provare a cambiare questa situazione, tutti insieme con l'unico scopo e l'unico obiettivo di mandarlo via. Di ritornare ad avere voglia di tornare allo stadio, perché non importa realmente se si vince o se si perde, quello che conta è tornare a tenere alto onore e storia di questa squadra. Conta tornare ad avere qualcuno che lo ami davvero, questo toro lacerato, sanguinante e dolorante. Questo toro in ginocchio che urla pietà,
qualcuno ha che abbia davvero voglia di investire per lui, per farlo tornare a splendere, per farlo risorgere, per farlo tornare a combattere, perché per adesso l'unica cosa che sta facendo è trascinarsi da un campo all'altro, elemosinando qualsiasi risultato. Non è mai troppo tardi per provare ad ottenere qualcosa, quantomeno per protestare, senza arrendersi ad un destino già scritto e che, puntuale come il Natale, il 25 dicembre, ci traghetta sempre verso un campionato misero e di vergogna. Trovatelo quel coraggio, trovatelo dentro di voi il famoso quarto d'ora granata e il suo orgoglio per urlare basta insieme a noi, perché anche noi lo amiamo davvero, noi lo amiamo nel profondo. Perché non importa il come la si pensa, importa ottenere insieme lo stesso risultato, perché siamo tanti e provare a ribaltare la situazione è sempre meglio che stare a guardare senza far niente, perché almeno provarci insieme, solo ed esclusivamente per il bene del toro, è già un grande risultato. Ed infine perché il toro è grande, gente, il toro è grande, ma grande, grande, grande. Daniela Petris. Quindi io dico grazie da tifoso del Toro e lodisti per aver fatto rinascere il Toro. E allora, buonasera amici di Osservatorio Granata, ben ritrovati qui con noi, oggi martedì 27. Che dire, abbiamo voluto iniziare questa trasmissione con un bellissimo video creato da Oscar, da Fabio,
e dal buon Marco, il nostro ormai diventato il nostro cameraman ufficiale. Vi voglio qui, due moschettieri, gli altri due moschettieri, Oscar e Fabio. Allora, nonostante tanto, ben trovati, ben ritrovati. Qui con ciao. Ciao ragazzi. Allora, nonostante i problemi tecnici, ogni volta che si cerca di intraprendere una battaglia, c'è sempre qualche sgambetto, ecco. Diciamo che il problema tecnico c'è e ci sta. Allora, intanto, bellissimo il video, quindi complimenti Fabio, complimenti Oscar per il montaggio. Abbiamo voluto continuare a parlare di una realtà come quella di Candiolo, che merita tante puntate, merita tanta attenzione. Ne parleremo più nel concreto con un ospite che abbiamo il piacere di riavere qui con noi, Walter Borgognoni. Ciao Walter, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a te. Allora, il discorso, noi abbiamo voluto questa sera iniziare la puntata, la prefazione della puntata. Sapete che noi ormai abbiamo a cuore il fatto di poter condividere con voi delle parole, a volte sono degli status su Facebook di alcuni tifosi. Noi abbiamo trovato molto interessante, molto bello e molto toccante quello che ha scritto la nostra Daniela Petris, che abbiamo avuto la fortuna di avere qui con noi, diciamo, tra il pubblico che ha scritto e ha commentato le nostre puntate. È bello voler condividere in puntata, anche come prefazione, quello che pensano i nostri ascoltatori, quello che scrivono i nostri ascoltatori, a testimonianza del fatto che Osservatorio Granata sta diventando sempre più una grande famiglia con degli obiettivi importanti. Non tanto quello di cacciare chi è ad oggi presidente di questa squadra, ma quello di ritrovarci tutti insieme e apprendere anche un po' gli insegnamenti di tutti voi, delle vostre esperienze in curva, delle vostre esperienze nelle varie famiglie, no? Che vi hanno trasmesso i valori portanti, veri, di questo, del Toro che noi vorremmo che tornasse in tutti i sensi. Allora, ragazzi, iniziamo già subito, approfittiamo di Walter per parlare un po'. Io spero che Walter abbia avuto modo di vedere il video iniziale, l'intervista appunto al presidente, no? del Candiolo. Fabio ha toccato giustamente le corde giuste, no? Ha toccato delle corde che fanno rumore, no? Come se fossero le corde dell'assolo di chitarra elettrica, permettimi, no Fabio? Cioè, quando tu hai parlato del ok, il progetto è questo, l'abbiamo visto, le squadre ci sono e quante sono, gli iscritti ci sono e quanti sono, le proposte sono state fatte a chi di dovere, solo che dall'altra parte non c'è mai stata risposta. Allora, Walter, intanto cosa pensi delle parole del presidente del Candiolo e parlaci un po' della situazione attuale. Allora, il presidente Oddo ha descritto in poche parole quella che era comunque la realtà del Candiolo da quando è nato. Io mi ricordo che la struttura del Candiolo era abbandonata, c'erano cespugli e il comune non aveva fatto assolutamente mai nulla per questa realtà, lasciata proprio allo stato bravo. Andrea, assieme ai volontari, come ha raccontato, si sono messi con soldi propri e hanno risistemato quello che comunque era un centro alla deriva. Sono nati i campi da calcetto, per carità, con l'aiuto del comune, il campo 5, il campo 11, e poi pian piano si è creato quello che è il bar esterno, si è messo a posto il teatro e si è dato comunque un aspetto di una società seria, comunque dove tutti avevano un ruolo, e questo pian piano ha fatto sì che comunque anno dopo anno abbiamo avuto sempre più iscritti, fino all'arrivo del Torino. Il matrimonio col Torino, diciamo che comunque da tifoso del Toro l'aveva preso in maniera positiva, nel senso che comunque da Granata entrare a far parte di un'Academy era sicuramente un punto di partenza che poi abbiamo cercato di espandere con il Torino stesso, vedendo comunque la situazione del Torino Calcio
alla deriva nei campi, dove Filadelfia non si poteva usare. Orbassano, pian piano, sono stati anche mandati via da Orbassano. Abbiamo proposto una soluzione, ovviamente da mettere a posto, perché comunque la struttura da mettere a mano, però facendo un business case, facendo proprio calcoli matematici, vai a spendere 4 milioni per il robaldo, che comunque è tutto da rifare, qui invece hai una struttura che ha il 40-50%. Non ci hanno mai fatto sapere nulla. Pazzesco. Io vorrei Fabio qui con noi, caro Oscar, se riesci a metterlo con Walter. Ecco, allora Fabio, tu che hai vissuto in prima persona più volte l'esperienza Candiolo andando a fare questi servizi per la nostra trasmissione, per far vedere un po' il panorama, no, del centro sportivo, le potenzialità di questo centro sportivo e soprattutto la serietà dei dirigenti di questo centro sportivo, credo sia la cosa, credo forse ancora più importante. Che idea ti sei fatto anche intervistando il presidente, guardando, osservando, cioè qui su Tutto Sport alcuni giorni fa è uscito l'investimento che il Toro, che Cairo farà nei confronti del Robaldo, no? Si parla di 4 milioni, se non erro, però ecco, si dovrà ricostruire tutto da capo. Perché il Robaldo, soprattutto perché adesso, ma poi perché non investire su una realtà già pronta? Fabio. Buonasera a tutti, innanzitutto. Leo, a tutti voi. Saluto Walter, saluto tutti quelli che ci ascoltano. Partiamo da un primo presupposto, per chi non è di Torino, quindi magari non conosce neanche la realtà Candiolo, e questo serve anche per far capire l'importanza di quel centro. Candiolo si trova esattamente al centro del feudo bianconero, perché è il comune limitrofo a Vinovo, cioè dove c'è il centro giovanile, dove si allena la Juve, per intenderci, ok? Quindi dove si allena la Juve, dove gioca tutte le giovani. Quindi anche a livello c'è il Gaino, siamo nella zona del Pinerolese. Ovviamente, quello che io ho percepito subito in Andrea è un po' di amarezza, ecco, tanta amarezza. Tanta amarezza perché comunque lui ha investito tanto in un progetto cui crede, in una struttura che, come ha fatto vedere anche Oscar, è totalmente abbandonata. Certo. E tengo anche a sottolineare una cosa, mi fa piacere che Tutto Sport abbia fatto di recente un articolo. Noi l'articolo l'avevamo già fatto diverso tempo fa, avevamo fatto un'inchiesta, no? sui costi del Robaldo, Leo. E 4 milioni di euro era un preventivo del 2014, oggi non è più 4 milioni di euro. Esatto. È commentato più. E io ho visto in Andrea veramente l'orgoglio di aver costruito qualcosa di importante, ecco, ma un senso di abbandono totale da parte del Torino Calcio. Questa è la prima cosa che ho percepito. Intervengo solo a fermare Fabio. No, allora, a parte due precisazioni. Nel video sono stati inseriti dei filmati che ho recuperato dalla pagina del Candiolo, quindi tipo il finale con tutti i ragazzi, perché mi sembrava il caso di far vedere effettivamente quanti ragazzi e ragazze ha raccolto il Candiolo. Ecco, Walter, quanti iscritti ha ad oggi? Oggi siamo 270, solo ragazzi, e arriviamo a 300 erotti con dirigenti, allenatori. Walter, posso dire una cosa velocissima? Dimmi. Io ho percepito anche in Andrea la paura di perdere tutto ciò che ha costruito. Perché la situazione adesso sta diventando drammatica, perché lì ovviamente ha perso il bando anche per il discorso del bar. Attenzione, cioè, quello è anche un luogo di aggregazione per i ragazzi, perché c'è un bar bellissimo con un chiosco dove fanno anche da mangiare, c'è il padel,
ci sono delle strutture, quindi non c'è solo il campo da calcio, ma ci sono anche dei campi da calcetto. Quindi in Andrea io ho percepito subito proprio la paura di perdere tutto ciò che... Ecco, lo analizzeremo bene questo problema, Fabio e Walter, ne parleremo questa sera, di quello che potrebbe succedere, del perché ci sono queste situazioni, chiamiamoli, speriamo, incidenti di percorso. Se Oscar è d'accordo, io vorrei introdurla, la protagonista di questa sera, fondamentalmente, perché sono state parole bellissime ed è stato un onore per me poterle leggere. Cara Daniela, noi non ti vediamo ma ti sentiamo. Credo che le parole che tu hai voluto esprimere siano un po'... Non so come descriverlo, io credo che sia un appello, sì. Un appello disperato, in un certo senso, ma dall'altro un orgoglio, un appello d'orgoglio a tutti quelli che fondamentalmente fanno finta di non pensarla come noi, ma in realtà lo pensano, ma stanno zitti. Daniela, a te la parola, tanto ben trovata. Allora, grazie. Intanto vi saluto, buonasera a tutti. Non mi vedete in diretta perché non ero preparata e quindi alzandomi questa mattina in realtà ero già in fase sotto le coperte, quindi ho adattato il mio avatar di Facebook. Sì, questa lettera nasce intanto da un'idea condivisa con Arianna Leva, perché ci siamo trovati... Che salutiamo. Ciao Arianna. Ciao Arianna. Un bacio. Non avevo dubbi che ci fosse anche il suo zampino. Vai, continua. È nata insomma un po' da una condivisione di idee, mi aveva chiesto appunto di insomma esprimere un po' questo dissenso che avevamo tutti quanti nei confronti di questo mantra continuo, vai a ti fare a venaria. In realtà io ne ho fatto una scaletta, sono arrivata circa 30 mantra che ci dicono tutte le volte. Certo. Quando protestiamo. È una raccolta un po' delle mie emozioni, delle emozioni delle persone con cui ho parlato, ne è venuto fuori un ritratto, non l'ho scritta di getto. Ci ho riflettuto un po' perché ho dovuto raccogliere i miei ricordi di bambina e tutto quello che ho attraversato dalla prima volta che mio papà mi ha preso per mano. Adesso non c'è più, il mio babbo mi ha preso per mano e mi ha raccontato a Superga che cos'era successo. E da lì è nato questo grande amore. La lettera sì, è un appello perché in realtà io sono assolutamente convinta che si possa andare bene o male tutti nella stessa direzione. Io non mi capacito di queste persone canute, perché ce ne sono una valanga, che mi sbattono in faccia ogni volta i loro 50 anni, i loro 60 anni di stadio, e tutte le volte mi sento dire la stessa frase. Io, come tutti i miei amici, come tutto il gruppo, Arianna, Danilo, Tiziano, Mario, Desdom, che salutiamo. Ciao a tutti, un bacio grande. Tutti quanti ci sentiamo ripetere sempre le stesse medesime cose, ovvero che è sempre andata così. Compralo tu il toro, non c'è la fila per comprare il toro, ma queste persone che sono quelle che arrivano da anni dove sono state fatte delle lotte importanti, che hanno visto il toro, quello vero, perché questo qua non lo è un fantasma, manca tutto. Non è solo una questione di prima squadra, ragazzi, cioè dai pulcini a salire, mancano proprio le basi. Il Candiolo noi l'abbiamo vissuto in prima persona e vi assicuro che il vociferare non è proprio dei migliori su tutta la situazione. Per cui sì, è nato proprio come un appello, come una lettera aperta a tutti. Sono stata anche attaccata duramente perché quel solo per la maglia non è piaciuto, non è andato tanto giù, quando in realtà io mi riferivo... E l'ho spiegato ad alcuni tifosi, il solo per la maglia era riferito a quei tifosi che in curva maratona, dietro allo striscione, si sono nascosti dietro a questo striscione solo per la maglia, dicendomi
si tifa a prescindere, si tifa la squadra, non si tifa il presidente. Dicendomi tante belle parole, poi alla prima sonora sconfitta mi hanno mandato dei video dove c'erano insulti clamorosi verso Juric e verso i giocatori. Proprio che così. Poveretti, hanno, l'ho scritto, lo penso, ho giocato a calcio per tanti anni. Fanno quello che possono. Fanno quello che ma stanno facendo più di quello che possono. È vero, è vero. Siamo sempre lì. È vero. È vero, è vero. Ma allora, intanto mentre tu ci stavi spiegando fondamentalmente quello che noi abbiamo capito leggendo le tue parole, anzi spero di averle lette come volevi tu, come volevi intendere. Era perfetto, ecco. Io mi sono emozionata, ecco, l'ho fatta sentire a tutti in casa, l'ho fatta sentire a tutti in casa mentre la leggevi ed erano tutti con gli occhi lucidi perché comunque siamo... Sono parole che se leggi ad alta voce, perché noi abbiamo l'abitudine ormai di leggere sempre in silenzio, no? Senza dare un senso al tono di voce. Se lo leggi, io ho dovuto rileggerlo più volte, lo ammetto, per cercare di dare il senso che tu volevi dare, no? A queste parole. Non è stato difficile. Non è stato difficile, perché rispecchi fondamentalmente quello che tutti i tifosi, tutti i tifosi pensano. C'è poi quell'ostacolo lì dell'accettare, quindi in un certo senso inginocchiarsi, arrendersi e a volte anche difendere gli errori altrui, oppure lottare, pretendendo di vedere, di ritrovare, di rivivere quello che i nostri vecchi, tra virgolette, ci hanno insegnato, no? Che non è tanto esatto. Una squadra, ma sono i valori della vita. Il non arrendersi di fronte alle difficoltà, il cercare di andare oltre l'ostacolo, soprattutto esatto. Il pensare che ci sia sempre qualcosa di positivo dietro le varie tragedie che ci hanno perseguitato, fondamentalmente. Indubbiamente. Credo che la tragedia più grande, qui vorrei anche Oscar, Fabio e Walter, credo che la tragedia più grande ad oggi sia una, il rischio di una tragedia sia una, quella di scomparire per sempre, fondamentalmente. Cioè quello di vedere il tifoso del Toro del 2022 come il tifoso uguale, identico al tifoso della Juventus, del Milan, dell'Inter, del Napoli e via dicendo. Cioè un tifoso che vede la squadra, il Toro è come il Napoli, Lecce, l'Inter e via dicendo, i valori di una volta si perdono e quindi il ragazzo che ha visto il Toro solo grazie a quel benedetto presidente che da 17 anni ha questa squadra in ostaggio, nasce con questo spirito. Cioè, perché ci si deve lamentare di una squadra che è sempre in Serie A? Ecco, quindi, questo credo che sia la tragedia che... Sì, sì, sì. No, non so se siete d'accordo con me. È molto sì, anche perché lo leggi in continuo. Esatto. Fabio. Io, ad esempio, ho avuto un velo di tristezza totale e lì ho cominciato un po' a vacillare. Era l'anno scorso, lo scorso campionato, quando su alcuni gruppi qualcuno osava, scriveva che noi dovevamo prendere spunto dalla Salernitana e dai suoi tifosi. Ragazzi, non sto parlando del Barcellona, ma dalla Salernitana e dai suoi tifosi, perché nonostante tutto riempiono sempre lo stadio. Ricordo. Bene, Daniela. Quindi io lì ho avuto un attimo un sussulto, perché con tutto rispetto per la Salernitana, che ha fatto un campionato l'anno scorso da rimonta eccezionale con Nicola. Con Davide Nicola, squadra simpaticissima, squadra anima e core, squadra tutto quello che vuoi, ma ragazzi, paragonare la storia del Toro alla storia della Salernitana, francamente, è imbarazzante. E quando tu hai dei tifosi che si paragonano il Torino con tutta la sua storia ai tifosi della Salernitana, io credo che lì faccia capire perfettamente dove il vostro, perché non è il mio, il vostro caro presidente ci ha fatto finire. Questo è proprio l'emblema perfetto di tutti i 17 anni di storia. Ecco, Fabio, ti interrompo.
ti interrompo un secondo, poi ti lascio continuare. Il buon Oscar ha messo giustamente il video di Pietro La Rosa, un altro nostro ascoltatore che è diventato anche un protagonista, anche lui è diventato il protagonista della puntata scorsa. Dalla Sicilia è riuscito a entrare al Philadelphia proprio solo grazie a un miracolo, mettiamola così, perché nessuno avrebbe voluto farlo entrare, lui, ripeto, dalla Sicilia, col desiderio di tornare a Torino, di tornare al Philadelphia e vedere il suo seggiolino. Il seggiolino se l'è comprato lui assieme ai suoi colleghi, ha rischiato di non entrare, ha rischiato di rimanere fuori. Ma state vedendo? Vabbè, foto. Ma le state vedendo? Guardate in che stato è il Philadelphia, chiamiamolo così perché si deve chiamare. Ma neanche il capo della Procaccine Vica che è abbandonato da 20 anni. Allora, questo è un po' l'emblema, caro Walter, visto che anche tu sei stato nostro ospite nella scorsa puntata, io insisto e voglio incalzarti un po' su questo argomento, no? Tu che stai vivendo la realtà Candiolo, quindi in un certo senso la società Torino FC che snobba la realtà Candiolo per poi snobbare anche il proprio tempio, che è questo, cioè si sta cercando di allontanare i tifosi da quello che è dei tifosi per essere sempre la società protagonista dell'aprire i cancelli solo quando gioca questa squadra allo stadio, punto. Il derby primavera si giocherà a Vercelli, quando in realtà si dovrebbe giocare sempre al Philadelphia. Cioè, queste cose a me fanno impazzire, Walter. Cosa pensi dopo aver visto queste immagini e dopo aver visto anche la realtà di Pietro? Allora, innanzitutto io credo che sia sempre una scusa trovata da parte del presidente della società, perché adesso ho sentito voci che sembra che sia lo stesso Juric che non voglia far giocare la primavera al Philadelphia, così come Ventura, così come Mihajlovic, cioè, sì, tutti con lo stesso pensiero. Io credo invece che sia proprio una sua protezione per non far vedere lo stato in cui è oggi il Philadelphia da parte dei tifosi. Perché se il tifoso entra e vuole andare a vedere dove, per esempio, la mensa, dov'è, non trova il nulla. Non trova niente. Trova il nulla. E questo è vergognoso per una società di Serie A. Sì, assolutamente. Oltretutto, malgrado le voci che continuano a parlare di lavori ultimati, il cantiere è aperto, quindi ve lo possiamo assicurare. È un po' come finalmente iniziata la demolizione a Robaldo, ma è la stessa demolizione che è iniziata un mese sei e anni mezzo fa. un mese e mezzo fa, quindi siamo sempre lì. Quindi continuano a allungare la salsa con l'acqua finché non rimarrà più niente della salsa. E basta, tutto lì. È proprio così. Leo, giusto per dare anche un assist a Walter, una delle chiacchierando con il presidente Loddo, con Andrea, il presidente del Candiolo, mi faceva presente una cosa, ma vorrei che lo raccontasse Walter. Mi diceva la differenza che c'è tra la Juve e il Torino Calcio per quello che riguarda il settore giovanile o soprattutto le academy. Perché io sono rimasto e siamo a livelli di accattonaggio più o meno, perché siamo a livelli di accattonaggio. Walter, vuoi spiegarlo tu per piacere qual è la differenza? Allora, sarò breve. Innanzitutto per diventare una società academy al Torino devi pagare e il costo si aggira intorno ai 6.000-6.500 euro all'anno, cosa che invece nei cugini di Venaria non succede. Anzi, sono loro che ti aiutano e ti danno anche dei contributi. Pazzesco. Il kit ovviamente è imposto come lo vogliono loro, nel senso che a me della scritta Beretta sulle maglie non me ne frega assolutamente niente, e quella la paghi, e loro non ti danno nessun contributo. Dopodiché, io ho una concezione di un'academy. L'academy deve essere il serbatoio per far crescere dei ragazzi, mandarli al Torino, al settore giovanile, nella scuola calcio, ma anche viceversa, nel senso, visto la situazione bruttissima delle scuole calcio del Torino, dove comunque i terzi gruppi vengono sciolti,
se io sono un'Academy del Torino e sono in difficoltà per creare un gruppo, tu Torino Academy mi dai la precedenza, mi aiuti, anche perché io con gli istruttori che sono tutti qualificati ti faccio crescere il ragazzo e magari l'anno prossimo te lo riprendi formato e pronto magari per fare un regionale. Questo non succede. Quindi investi nei giovani, no? Come l'ultima dichiarazione. Certo. Sì, certo. L'ultima dichiarazione di Cairo è un toro che investe sui giovani. Se tu guardi invece la Juventus, la politica è giusta, corretta, nel senso l'esubero, il ragazzino che tecnicamente non è ancora pronto, magari perché non è fisicamente ancora sviluppato, va al Pinerolo, che è un'Academy Juventus, Elite, va al Chisola, va al Chieri, e dopo un anno se lo riprendono. Un'altra cosa importante, se io ho un ragazzo e va al Toro, io non prendo una lira, io non prendo nulla, la Juventus ti paga. Ci sono tante piccole cose che comunque ti aiutano anche a sopravvivere. Pazzesco. Ma poi tra l'altro, Walter, abbiamo parlato qualche puntata fa, purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici in quella puntata, ma ritorneremo ad averlo come ospite con Marcos. Esatto. Che ci ha Marcos. Guarda anche il commento qua di Roberto, cioè è vero. Ecco, allora, lui diceva, sosteneva giustamente che ad oggi non c'è più la crescita dal pulcino alla primavera. Cioè, esatto. Oggi il Torino di Urbano Cairo preferisce allestire la primavera comprando, abbiamo visto dall'Aquila, no? Uno degli ultimi gioielli, che viene detto, viene chiamato gioiello della primavera, in realtà è gioiello della spalla, non è gioiello del Toro, è un ragazzo che è stato comprato per la primavera dalla spalla assieme a quanti altri giocatori, tantissimi. Allora, il problema oggi è che non esiste più il vivaio del Torino. Oggi c'è la squadra Pulcini, la squadra via dicendo, dopo un po' si sfascia tutto e la primavera è nient'altro che un supermercato di giocatori presi e prelevati dalle altre società sportive. È giusto quello che sto dicendo, Walter? È corretto, ma qua subentra un discorso parallelo. Qua si parla di competenze e di scouting, cosa che altrimenti non esiste. Cioè, parlamene, tu... ti prego. Sì, allora, noi abbiamo e abbiamo il modello Udinese, abbiamo il modello Atalanta, abbiamo il modello Juventus, ma non volevo parlare della Juventus, ma volevo parlare dell'Udinese, che è il modello più eclatante. Scouting, prendi il giocatore ragazzino, lo cresci, lo valorizzi e poi magari lo vendi, fai plusvalenza. E adesso l'Udinese magari sta facendo anche il passaggio inverso, nel senso, visto che comunque a livello economico stanno diventando anche importanti, magari non sono più obbligati a vendere il ragazzino che è cresciuto nell'Udinese, se lo tengono anche. Al Torino tutto questo non c'è, perché comunque ha dei costi, è un investimento. Preferiscono andare avanti a prestiti, ma adesso anche la primavera è fatta di prestiti, perché comunque non c'è interesse. L'input del presidente Cairo è la sopravvivenza a metà classifica, facendo attenzione a non entrare nelle coppe, perché voi mi insegnate, sapete meglio di me, che se entri nell'Europa League è un investimento per fare la squadra, ma il tuo ritorno economico, se non passi le fasi preliminari, tu non prendi nulla. E quindi il rischio, io piuttosto evito. E il signor Cairo si è strappato i capelli quando, grazie, chi era? Mi sembra il... Chi è che ha ritrovato? Al Milan. La seconda volta che andammo in Europa non ci fu un investimento. Ma perché non era programmato, non era voluto. Esatto. Quindi il nostro standard è rimanere dodicesimi, tredicesimi, quindicesimi, quattordicesimi, ma è pericoloso. Perché è vero che noi abbiamo vinto contro le tre neopromosse, e questo è un dato fondamentale, perché gli unici punti li abbiamo fatti con le neopromosse. Ma facciamo attenzione che il Monza non è poi così la brutta copia che ha giocato contro il Toro. Perché se il Monza si risolleva, noi siamo immischiati a Natale, nella zona di retrocessione. Certo. Walter, sì. Voglio aggiungere solo una cosa a quello che stai dicendo tu. Una cosa, aspetta Fabio, certo. Perché poi mi sfugge... Una cosa importante è che Daniela comunque fino allo scorso anno ha anche frequentato il Candiolo Village, se non ricordo male. Sì, sì, l'ha detto. Sì, esatto, l'ho scritto. Quindi una situazione che conosce bene, che ha vissuto,
e quindi anche da quel lato lì ha potuto vedere un po' il trattamento, no? Che è riservato. Addirittura, vi racconto questa. Federico ha giocato per 2 anni nell'Academy del... tuo figlio, giusto, Daniela? Sì, il più piccolo. Il più piccolo ha giocato per 2 anni e addirittura il primo anno, quando andavano a fare le partite di campionato, giocavano con la divisa del Candiolo, perché la divisa per il loro anno non è mai arrivata. Non è arrivata. Vero. Mica solo non ce l'hanno mai mandata. Assurdo. No, vero. Quindi ci questo sono dei tanti esempi che sappiamo anche noi. Esatto, sì, ma va bene. Sì. Sarebbe una valanga. Volevo... Però è un peccato. Vai Daniela, scusaci. Vai, volevo pure, solo Fabio. Dire che è un peccato, perché la struttura è veramente bella, ben organizzata. Veramente dal bar al campo estivo che fanno, i ragazzi che ci vanno, è tutto organizzato veramente veramente bene, per cui è proprio un grosso peccato che insomma sia finito tutto così, perché è una struttura molto molto bella e ha un grande potenziale. Certo. Aveva un grande potenziale, perché non sapete gli ultimi news. Ecco, allora. Voglio solo dire una vai, cosa, Fabio. Puntualizzazione. A suffragare proprio quello che diceva anche Walter poc'anzi. L'esempio proprio perfetto, calzante, di come le squadre primavera siano fatte con acquisti, prestiti, eccetera, la diceva proprio Marcos, no, Bertoglio, quando abbiamo fatto la puntata sulle giovanili. Sì. E essendo che lui non è un pirla, ma sta parlando di un ex allenatore delle giovanili, era Ciminelli ed era Cairo, lui diceva la cosa più importante di tutte: il valore di un settore giovanile non lo vedi dalla squadra primavera, ma lo vedi dalla squadra dei Beretti e da quello. E soprattutto diceva, ragazzi, occhio, perché, e basta vedere anche quest'anno, della primavera quest'anno che è prima in classifica, quanti giocatori vengono dalla provincia di Torino, punto uno, e quanti giocatori vengono dalle giovanili del Torino, cioè dai Puccini, dalla Beretti, se non ricordo male non ce n'è manco uno. Esatto. La stessa cosa posso anche, e chiudo qua, delle squadre di Coppitelli e di Longo che hanno vinto Supercoppa, Coppa Italia e campionato, ripeto, torno sempre a ripetere questo esempio, quanti giocatori oggi giocano in Serie A? Zero, perché l'unico era Aramuke, è tornato in Serie B. Giustissimo. Quindi, allora, questo è per chiudere il discorso. Certo. Allora, Oscar, e qui vorrei, Walter, che tu introducessi questo discorso parlando appunto delle ultime news di Candiolo. Ricordo a tutti, fin dalla prima puntata noi abbiamo voluto parlare della realtà Candiolo, perché è una realtà che merita, fin dal momento in cui hanno iniziato con questa sfilata con i bambini a protestare per i loro diritti, merita veramente tanta attenzione. E noi questa sera vogliamo continuare a parlare di Candiolo, perché ci sono delle news molto importanti, purtroppo non troppo positive, tutt'altro. E Walter, vorrei che tu ne parlassi. Allora, cercherò di essere abbastanza soft, perché mi coinvolge in prima persona, quindi vorrei essere molto calmo nel dire le cose. Stanno iniziando ad arrivare le prime querele da parte del comune per quello che è successo quest'estate, per i 200 ultras dodicenni, quindi una quindicina di persone sono state querelate dal comune e dal sindaco, e adesso arriveranno a casa querele. Detto questo, che è la cosa più brutta, come sapete il bando è finito, nel senso che comunque è stato cancellato, avevano trovato un errore tecnico, guarda caso entrambi i due contendenti hanno fatto lo stesso errore, molto strano comunque, l'hanno annullato, e faranno due bandi diversi. Noi la settimana scorsa abbiamo consegnato le chiavi della parte commerciale, quindi quella che è il bar, quella che è la struttura del bar, quindi a oggi i ragazzi non hanno più un bar per prendersi magari una brioche, un panino o un tè caldo, non hanno più nulla, andranno a bando penso a novembre, dopodiché ci sarà il bando per la parte tecnica, ma questo tra un anno, perché ci hanno dato la concessione di un anno del campo. Come sono carini. Sì, infatti.
È una situazione, secondo me, paradossale, anche perché è il punto di ritrovo di una comunità di 4.000 cristiani, quindi gli togli il punto di riferimento, che, come diceva giustamente Daniela, ha un centro estivo bellissimo, dove c'erano comunque tantissimi bambini, c'è andata anche mia figlia di 7 anni, con tra l'altro ragazzi preparati che hanno fatto divertire i ragazzini, i bimbi dal mattino fino alla sera alle 5:30, organizzando anche delle gite. Tutto questo sparisce, perché comunque non abbiamo più un punto. Io non capisco come una giunta possa, tra l'altro in tempo di crisi, usare dei denari pubblici per querelare 15 persone per il nulla. 15 persone. 15 persone. Ma infatti, tra cui il sottoscritto. Perché sono soldi pubblici. Ecco, io spero che il buon Oscar riesca a recuperare il video della, non è, della marcia dell'orgoglio, perché è la marcia dell'orgoglio. È quello che noi avevamo cercato di far capire un po' a tutti quelli che comodamente da casa scrivono, pigiano i tasti, l'editina sui tasti per scrivere che bisogna sempre tifare a prescindere il Toro per poi rimanere in casa quando c'è da lottare per i propri diritti. Ecco, l'immagine di quella sfilata per me credo sia l'emblema, il simbolo di quello che noi vorremmo ritornare a essere e che probabilmente non c'è voglia da parte di molti di tornare ad essere quelli che siamo sempre stati. Leo, secondo me, mia impressione, anche sentendo parlare io con Walter, ci siamo fatti una bella chiacchierata quando sono andati a Candiolo, anche con Andrea, col presidente. La mia impressione è che il Candiolo, come Torino Academy, dia molto fastidio e sia d'impiccio a un'altra realtà nota di Torino. Questa è una mia impressione, attenzione. Guardate, ma hai ragione Fabio, guardate questa... La sfilata degli ultras, no? Come giustamente... Questi sono tutti pericolosi hooligans. Questi sono tutti pericolosi hooligans. Ah, che... Tutti da riformatorio. Tutti da riformatorio, no? Che protestano civilmente. Io sto vedendo fuochi d'artificio, sto vedendo bottigliette di vetro, sto vedendo minacce. Guardate come minacciano... guarda quello con le sbranghe in mano, hai visto? Sì. Ragazzi, noi stiamo parlando di famiglie che hanno deciso di scendere in piazza, protestare civilmente, cercare di far capire che non si può togliere quello che queste persone hanno bisogno. Leo, fondamentalmente, ha maggior ragione, cioè, che qua la società dovrebbe, il Toro dovrebbe intervenire dando un supporto e dando, cioè, la differenza proprio così. La differenza che c'è tra i cugini e la nostra pseudo società è proprio questa, cioè la Juve non avrebbe mai permesso una cosa del genere, mai, e non lo permette, basta vedere tutto quello che fa per le sue academy, no? Ed ecco perché, tra altre cose, ragazzi, cioè, il Toro sta continuando a perdere Academy in tutto. Vabbè, ma voi immaginate già solo quei 300 ragazzi che andranno persi, perché bisogna calcolare anche quello, 300 ragazzi che andranno persi da parte, diciamo, ma non andranno persi, non andranno persi. Quante sono le Academy oggi del Toro? Sempre meno. Walter, secondo te, tu hai idea di quanti siano? Non so il numero, so che comunque dalle ultime stime erano un 15-20% in meno, perché si sono sciolti. Anche noi, tra l'altro, so che il prossimo anno ci pensiamo bene se confermare o no il contratto. Credo proprio di no. A parte che non sappiamo neanche che fine facciamo, però... non lo so. Cioè la nostra colpa è di aver detto pubblicamente che questo era un bando della vergogna, cosa che lo ripeto, perché comunque un bando che poi finisce con un nulla di fatto e viene annullato, trovatemi un altro termine. Oscar, fai sentire il suono di questo, l'audio di questo video, perché merita, eccole merita qua, ragazzi. Ecco. Merito.
notare le forze dell'ordine per 200 ultras. Sto pieno anche sommosso, sì sì sì. Guarda, guarda. Cioè, ragazzi, cioè, stiamo parlando di ragazzini con la maglia del Toro che, cioè, io con veramente, ragazzi, io ricorderei, ricordiamo, con un sogno nel cuore, bravo. Comune di Candiolo, provincia di Torino, ricordiamo bene queste parole, Comune di Candiolo, provincia di Torino, ok, ricordiamocelo tutti, perché questo qua dovrà essere il mantra, perché questa è la spalla che hanno dato ai Gobbi, perché l'unico, probabilmente l'unico centro Academy del Toro nella provincia di Torino con una potenza così era Candiolo. Esatto. Ed è successo questo. Esatto. E sta succedendo questo. Oltretutto, cioè, io penso che sia una, essendo un paese democratico, almeno si spera, no? Adesso passate le elezioni, possiamo anche dire la parola democratico di nuovo, ognuno ha diritto di manifestare il proprio dissenso, specialmente contro un'amministrazione che invece di fare gli interessi della propria cittadinanza, fa gli interessi del proprio salvadanaio. Però ricordiamo che comunque il bando, tra virgolette, sarebbe andato perso solo per questioni economiche, proprio così. Non questioni di progetto per la cittadinanza, questione di soldi, e parliamo di 1.500 euro, non milioni di euro. Sì, sì, sì. Ma a questo punto, Walter, appurato ciò, no? Io penso che, avendo visto la reazione di tante persone in quel di Candiolo, non credo che siano tutti d'accordo a scrivere la parola fine e a farla finire così. Credo che ci saranno delle reazioni quantomeno istintive, forse poco ragionate, ma spero anche ragionate su quello che ci deve essere dopo questa decisione, no? Delle querele, cioè avete qualcosa per poter dire noi non ci arrendiamo, avete pensato a qualcosa, avete in progetto qualcosa? Non posso dire nulla per ovvi motivi, ti dico solo che comunque parteciperemo di nuovo al bando quando ci sarà il bando per il campo, sicuramente sì, e anche per la parte commerciale. Non ci arrendiamo assolutamente. Poi, ecco, cioè, se arriverà, non lo so io, un arabo che compra Candiolo, lo inviterò anche a comprare il Torino Calcio. Cioè, ecco. Magari anche a fare il sindaco di Candiolo. Ecco, vabbè, cercheremo comunque. Allora, noi sicuramente, Walter, terremo monitorata la situazione. Ti inviteremo anche tutte le puntate, sì, se è necessario, se ci sono se ci saranno delle novità a riguardo, perché in quanto trasmissione d'inchiesta che vuole bene al Toro e vuole bene ai suoi tifosi, noi abbiamo preso proprio di punta questa situazione, teniamo veramente a questa realtà e cercheremo in un certo senso anche di portarla in auge in più puntate, affinché si continui a parlare di Candiolo e affinché la situazione Candiolo non venga dimenticata. Grazie. Cioè, c'è bisogno di lottare, e anche in questa situazione lo faremo insieme a voi. Per quello che sarà possibile, sia in presenza fisica, ma sui social è un po' più semplice, presenza fisica, essere presenti con le nostre telecamere, documentare cosa succede, perché è troppo facile nascondersi dietro a una fascia tricolore, signori. No, ma poi, Oscar, e qua interpello anche Fabio e Daniela,
la situazione Candiolo non è una situazione nata così a caso. Oscar, tu l'hai detto prima, hai detto delle cose importantissime prima. La situazione Candiolo è una delle mille sfumature che fanno capire come ragiona questa società. Cioè, qui si tratta di una realtà, giustamente come diceva Fabio, di Toro Academy, cioè, ripetiamo, di approccio al Torino nel modo di pensare, nel modo di ragionare, nel modo di insieme, no? Un insieme della realtà Toro insieme a tutti gli altri bambini, certo, che rischia di venire cancellata definitivamente vicino a Torino, vicino a dove è nata questa squadra, vicino a dove siamo nati noi, dove è nato il nostro destino, il nostro modo di vivere, la nostra cultura, chiamiamola come vogliamo. Però qui si rischia di cancellare definitivamente una realtà importante a discapito di quell'altra realtà che pian piano sta prendendo tutto quello che c'è da prendere a Torino e intorno a Torino. Cioè, ragazzi, è seria e grave la situazione. Noi oggi parliamo di Verdi, parliamo di Zaza, parliamo di Juric, parliamo di Cairo, va bene. Ma quello che ci sta capitando come realtà Toro, che pian piano sta svanendo, che pian piano ci stanno uccidendo, riguarda soprattutto Candiolo oggi. Cioè, noi non parliamo di Candiolo perché si chiama Candiolo, ci piace il nome e via dicendo, ma perché è uno dei mille esempi che ci sta facendo capire che questa società dei tifosi e dei ragazzi che vogliono provare, testare la realtà Torino, non gliene frega più niente. E volete saperlo, Simone, anche di tutta questa faccenda, di questa storia, che io trovo francamente ridicolo, e poi portare le giovanili a fare la gita turistica a Superga. Cioè, tu porti le giovanili, la primavera, le giovanili a visitare la Superga con la lapide, eccetera, però poi non investi niente nel settore giovanile. Anzi, sì, accanto, no, le stesse probabilmente società, probabilmente un attimo solo, le stesse società che devono pagare. La squadra primavera che deve giocare il derby di Torino con tutti i campi che ci sono, perché noi ci dimentichiamo anche di un altro campo che è in pieno centro Torino, che è omologato UEFA, dove si allena la primavera con tanto tribune. Oscar, te lo ricordi, perché ci siamo stati e te abbiamo fatto il primo servizio, no? Che è il Cituin. Che è il Cituin. Quindi, io sinceramente faccio anche fatica a capire il perché di questa gita turistica, perché sinceramente a questo punto per quale motivo l'hai fatta questa gita turistica se poi sei tu il primo che non ci credi? Punto di domanda. No, vorrei che Daniela rispondesse a questa domanda. Daniela. Sì. L'abbiamo smarrita, sì. Daniela, l'abbiamo smarrita. Sì, sì, abbiamo un problema di connessione. Intanto i nostri telespettatori non vi vedo, non vi sento, ragazzi. Ecco, ok. Riesci a sentirci bene adesso, Daniela? No, non ci sento. No. Non ci sento. Allora, cerchiamo poi di ristabilire il collegamento con Daniela. Cosa ci stanno scrivendo i nostri telespettatori, i nostri ascoltatori? È importante, ragazzi. Intanto il buon Pietro non ha perso l'abitudine. Gli sta iniziando a piacere questa l'Oscar maniera. Però ecco, giustamente Fabrizio ci scrive opera di marketing riuscita benissimo. È vero. No, guardate quanti sono. Guardate quante gente... mister, massaggiatori, quanta gente c'è dietro a questi ragazzi. Ma il Toro non ha tutto questo personale qua. Ma figurati. Il Torino non ha tutta questa gente qua. Guardate quanti ragazzi. E questo è il sabotaggio ennesimo. Sì, e sì, qui sì, l'amministrazione comunale sta dando una mano a cancellare tutto questo. Poi, Walter, logicamente... rischiamo anche di metterlo in difficoltà, quindi magari... No, ma infatti però, lui può fare tranquillamente silenzio, io aspetto poi. Noi possiamo parlare, noi vogliamo parlare, possiamo parlare
la verità è quella descritta da Oscar. L'immagine che più piace di quella foto che tu hai messo, Walter, scusami Oscar, l'ultima immagine di questo gruppo di bambini, non è tanto il numero di bambini, ma è cosa si evince da quella foto. Cioè, dallo spirito che si vede, si intravede in quella foto, che è ben chiaro a tutti noi. Cioè, è il valore che unisce tutti questi bambini, che sono tutti festanti, che alzano le braccia, che hanno piacere di stare insieme, si creano amicizie, si crea spirito di gruppo. Ecco, sarebbe bello e sarebbe carino che si creasse, e qua ne sono sicurissimo, lo spirito toro tra questi anche bambini. Qua volevo ricordare, occhio, che questo qui non è la sala mensa del Philadelphia, parliamo sempre del Candiolo, aggregazione, i giovani coi vecchi, guardate che roba, l'abbraccio, guardate che abbraccio, cioè, capite, queste sono emozioni che si tramandano. Parliamo del Candiolo, una Toro Academy, una Oscar, delle ultime probabilmente. Ti ricordi che teatro che hanno là dentro? Sì. E Walter, cosa ci fate anche per gli arbitri in quel teatro? Raccontalo tutto. Allora, il teatro serve, vabbè, a parte uso nostro, facciamo i corsi per il patentino C e B UEFA per gli allenatori, e inoltre ci sono gli arbitri che vengono a fare i corsi, quindi è un centro federale. Tra le altre cose, quindi non è che stiamo parlando cose. Proprio di... Volevo però ricordarmi una cosa molto importante quando parlavamo del Torino, dei ragazzi che sono andati a Superga. Avete fatto caso che comunque il Torino non ha una prima squadra femminile? No, certo. Ma sai perché? Lo guarda, sto allenando una ragazza che arriva dalla Primavera, non faccio nomi, molto molto brava, e si parlava e mi diceva che... Si preferisce, Cairo preferisce pagare una multa di 6.000 euro all'anno piuttosto che fare la prima squadra, perché tu sai benissimo che se sei in Serie A devi avere una squadra femminile, no? Se non l'hai, paghi una multa. Ovvio che è meglio pagare una multa da 6.000 euro piuttosto che allestire una squadra per fare un campionato di Serie A. Pazzesco. E questo ti dice tutto. Questo è il riassunto di cosa è, di cosa non è il Torino oggi. No, ma tra altre cose, io sto scaricando i bilanci del... Faremo una puntata sui bilanci e qui ci sarà da ridere, perché, ragazzi. Perché ho avuto modo di vedere delle cose molto interessanti sui bilanci del Torino, che sono bilanci pubblici, ragazzi, quindi non è che sono io che sono un mago di internet. Ecco, sottolinealo che sono pubblici, perché ma tutte certo, le volte ci troviamo a discutere... Daniela, sono sul sito del Torino. Lo Daniela, so, ma io lo so, li ho visti anch'io. Basta andare, poi io ho un mio carissimo amico revisore dei conti, quindi insomma basta, è abbastanza semplice. La cosa che è abbastanza chiara, e appoggio Walter in quello che diceva, questa è la dimostrazione chiara e nitida che Cairo è un grandissimo, se non il migliore amministratore di condominio, ma per una squadra di calcio come il Torino è un pesce fuor d'acqua. Non c'entra assolutamente niente. Ha tolto, è un danno totale. Ha tolto, tutto, quello che possiamo immaginare dell'interno. Guarda subito il buon Fabrizio, detto Faina. Rispondo a questa domanda. Allora, in realtà sui bilanci non ci sono scritti gli stipendi di ogni singolo di ogni singola persona, ma ci sono i compensi in generale. Ora, calcolando che il Torino ha più o meno 20 e qualcosa, 27 dipendenti, comprese impiegate che hanno una media di 1.200 euro al mese, ha un monte stipendi, se non ricordo male, che ammonta a 6 milioni di euro, 6-7 milioni di euro. Quindi, la vedo... attenzione, parlo escluso i dirigenti tecnici, quindi... Sul bilancio del Toro, sui bilanci c'è ovviamente le singole voci, perché l'ho scaricato, ce l'ho, ci sono le singole voci, c'è ovviamente la parte relativa a solo stipendio dei giocatori, quindi salari dei giocatori, salari dei tecnici, e poi ci sono quelli che sono gli impiegati e i dipendenti. Ovviamente tutto quello che è il CDA viene messo come
a bilancio come dipendenti, quindi come impiegati. Ora, con 27-29 impiegati, 7 milioni di euro di ingaggi, la vedo abbastanza dura. Ora, diciamo. Ora, ma no, ma Leo, io non è, lui, cioè, non sarebbe neanche quello che prende di più, perché quello, colui che prende di più in Serie A dovrebbe essere Setti del Verona. Ripeto, nessuno di noi è per far beneficenza, ragazzi, non ci prendiamo in giro, ci sta. Che tu abbia un compenso, e anche io lo trovo anche giusto e corretto, non è quello il problema. Il problema è che cosa fai quando tu prendi quel compenso. Quindi esatto, risultato. Esatto. Basta, perché tu puoi prendere anche 10 milioni di euro, cazzo, mi porti la squadra a vincere la Champions League, eccetera, no, con delle strutture all'avanguaria, chapeau, tanto di cappello. Intanto, cari amici, faremo una puntata di quello, faremo una bella puntata sui bilanci del Toro e qua ci sarà da ridere. Intanto è uscito il comunicato della Lega, tutti a Vercelli a guardare il derby mi fa schifo anche a leggerlo, ragazzi. In casa Vercelli. Mi fa schifo anche, cioè, a leggerlo. Ribadiamo per piacere una cosa importantissima. Facciamo anche rivedere l'intervista che abbiamo fatto ad Angelo Fra un po' di settimane fa. A domanda specifica, se i campi sabato pomeriggio per ospitare la primavera fossero disponibili, Angelo Frau ha ribadito il sì. I campi. Chi è Angelo Frau, Fabio? Angelo Frau è il presidente del CIT Turin, cioè la squadra dove è una squadra dilettantistica, ma soprattutto è il campo di fronte al Tribunale di Torino dove si allena la primavera del Toro e una parte delle squadre giovanili. Campi omologati. Campi omologati UEFA, signori, campi omologati UEFA con tanto di tribune. La stessa cosa io ho chiesto al Candiolo, al presidente Andrea Loddo, e anche lì i campi sarebbero a disposizione con una piccola deroga che concederebbero al 100%, si potrebbe giocare anche lì, quindi con campi in erba. Il campo del Cittolino è un campo di ultimissima generazione con fondo in terra naturale e l'erba sintetica, quindi è perfetto perché non va a creare problemi né alle caviglie né alle ginocchia, quindi ai muscoli dei giocatori, esattamente, cioè. Quindi ribadiamo, così evitiamo subito eventuali obiezioni che non sanno esistere. Quindi la domanda è la seguente, Walter: perché il Toro va a giocare sto cazzo di derby, scusate se mi arrabbio, no, a Vercelli, ma oltretutto cioè, allora, il Toro doveva dichiarare due campi, no? Per la primavera. Li ha dichiarati, uno è quello di Vercelli e l'altro Stadio Filadelfia, via Filadelfia Torino. Quindi c'è come campo sussidiario. Probabilmente il Filadelfia verrà utilizzato solo in caso di necessità. Pensa a te. Cioè, anziché Vercelli eventualmente come stato di necessità, il Filadelfia, perché logicamente no, ragazzi, ma è veramente, scusa Walter, lascia te la parola, perché... Allora, io credo, anzi spero che non si voglia utilizzare il campo dei Citturini per scelta tecnica da parte del mister, perché magari non è confidente di giocare è l'unica spiegazione tecnica che mi posso dare, perché altrimenti non so, mi sembra veramente folle. No, ma poi, cioè, vai dichiari, no, lo Stadio Filadelfia ci sta, allora ce l'hai disponibile, sabato non c'era nessun problema e fai giocare a Vercelli. Ma Oscar, lì la colpa è di Juric che non vuole rovinare il campo. Hanno detto così, ma no? Che cazzo non era... fa il giardiniere adesso Juric. Guarda cosa ci scrive Pietro. Caro Walter, perché lo sai, no? L'avevi sentita la storia. Era il guardiano, lo stava guardando anche da lontano. Beh, quando è che te ne vai? Dai, quando è che te ne vai? Ma può essere che sia anche guardiano del Filadelfia che abbia dei poteri. Ah, io ho trovato il colpevole, forse, però. Vabbè, ok. Comunque, adesso... Daniela, tu che spero sia tornata sana e salva dalla tua missione, che cosa pensi un po' di tutto questo? Ecco, okay. Vabbè, dai. Vi osserva. Ai, 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 ai. Mamma mia. See, wanna go to a real party? No, vabbè.
Questa, il tocco di Oscar. Il tocco di Oscar, il tocco di Oscar. Va bene, Daniela. Eccomi. Cosa pensi un po' di questa situazione, Vercelli, Biella? Non ci si azzarda minimamente a calcare i campi disponibili e che campi di Torino e dintorni. Ma a lui non interessa, sono comunque, questi sono rumors generali che bene o male abbiamo sentito un pochino tutti, però per lui dalla primavera in giù sono dei pesi, è esclusivamente un peso economico, un gente da mantenere, per cui no, non gli interessa. Quello che interessa a lui è esattamente quello che sta ottenendo, quindi la squadra in Serie A... Com'è? No, c'è il messaggio d'Ermeio. Ah, anche scusami. Lui Caio vuole stancare i tifosi del Toro. Beh, stancare, no, stancare no. Credo che non stancare sia il termine giusto. No. C'è un altro termine che non mi... Vabbè. No, neanche io. Neanche io. Oscar sa perché gli ho raccontato la mia disavventura in maratona, dopodiché, vabbè, io avevo l'abbonamento in primavera, ma non stiamo a parlarne qua, però ho avuto una disavventura in maratona, per cui no, io non credo neanche che l'obiettivo sia quello di stancare, l'obiettivo è quello solo di accontentare, quindi di radunare più gente possibile che sia dalla sua parte, che sia zittina, una squadra mediocre che fa quello che sta facendo in questo momento, stop, fine, senza avere degli obiettivi né di crescita né di comunque lustro, perché alla fine della fiera stiamo parlando di quello. È la squadra che ha la storia più bella di tutto il campionato, la storia più bella, più coinvolgente, dove ci sono state veramente delle partite che vengono ricordate da tutti. Una ero presente io, è stato il mio battesimo del fuoco in maratona, il famoso derby 3-2, famosa rimonta, stupendo, bellissimo. E sono tutte delle partite storiche che ricordano anche altri tifosi, perché io mi ritrovo a parlare con tantissime persone che mi dicono, ah sì, quella partita, quell'altro, la marcia, questo. E dove siete finiti? Perché poi alla fine la domanda che mi fanno è sempre quella, dove siete finiti? Dove siamo finiti? Sì, dove sì, ci ha sì, voluto sì. portare? Perché alla fine ci sta traghettando lì. Io ho usato più di una volta questo meme con Titanic, perché alla fine della fiera è quello. Cioè andare a vedere la partita in questo momento, e ne ho parlato a voce con qualche amico, però andare a vedere la partita in questo momento è come andare a vedere Titanic. Sai perfettamente che affonda, sai perfettamente di chi è la colpa, è inutile che ti arrabbi. E invece è così, vanno allo stadio, vanno a vedere la partita, sanno perfettamente che comunque non si arriverà a quel risultato che si spera e puntualmente ci si arrabbia. Allora a quel punto viene proprio voglia di dire no, diamoci tutti quanti una mossa. Purtroppo la parte brutta è quella che a lui non gli interessa, come dicevo prima, curare le giovanili. Io mi ricordo che mio figlio grande, che è autistico, gioca negli Insuperabili e si allenano a Grugliasco. Quindi sì, di squadre, di giovanili del Toro e di ragazzi delle giovanili del Toro, ne ho visti tanti, con accento piemontese poco niente. Tante volte noi ci guardavamo, ma questo? Cioè, ti faceva capire che comunque non erano ragazzi cresciuti davvero... cresciuti nel vivaio, ed è l'unica società che purtroppo ha questa, certo, ha questa situazione, perché anche nelle, scusami, dai, no, vai pure Daniela, concludi pure. No, stavo dicendo che anche nelle associazioni dilettantistiche tutte intorno a noi ci sono diversi campi, hanno tutti il loro centro sportivo con diversi campi, con diverse situazioni dove si allenano dai primi calci fino ad arrivare alla prima squadra, ma sono tutti lì. Solo il Toro, uno di qua, uno di là, e andare sinceramente che una società metta un avviso di andare a vedere il derby della primavera a Vercelli, è scandaloso. È scandaloso, ragazzi, dai. Di per non dire altro. Scandaloso, è scandaloso. Scandaloso. Si sta creando un po' una discussione tra i nostri amici, no, che ci stanno seguendo. C'era Aldemiro che scriveva tra Borsano e Ciminelli... con Cairo se la giocano, no? No. Ecco, no. Allora, no. Cioè, no. Aldemiro che dice, attenzione, è giusto parlarne,
Con Borsano ci dovevano radiare dal mondo del calcio per l'affare Lentini. Calleri ha smantellato il settore giovanile, i genovesi non avevano una lira e Ciminelli ci ha fatto fallire con Guerra Ferrante, Camolese e Asta, tutte le icone granate, alla fine ovviamente Urbano Cairo, scala 40. No, proprio. Alla lui. Voi che cosa ne pensate? Io vorrei prima sentire l'opinione di Walter, poi Fabio, Oscar, Daniela. Walter. Guarda, io onestamente non la penso così, nel senso che comunque l'era Cairo secondo me è stata la più terrificante, perché comunque ha avuto, per carità, la bravura di farci sparire pian piano. Noi siamo 17 anni che anno dopo anno perdiamo un pezzo e lo facciamo in maniera indolore, nel senso che comunque siamo sopraffatti, nel senso che comunque non abbiamo potere, siamo disuniti e questa è la cosa più grave. Quindi non possiamo fare nulla. Meno male invece con Borsano abbiamo avuto momenti anche importanti. Con Cairo cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo mai vinto con Cairo? Nulla. Borsano è vero, ha avuto la brutta disavventura di andare in politica a fare il pasticci che ha combinato, però almeno comunque abbiamo avuto anche delle cose positive. Cairo invece 17 anni di nulla e ogni anno sempre peggio. Ma una cosa che io invece voglio chiedere a voi, sono finite le plusvalenze, no? Perché comunque non abbiamo più nessuno. Ma perché non vende? Ma perché non vende? perché gli porta ancora dei soldi in tasca. Porta guadagno. Porta guadagno, porta visibilità, porta potere. Sì. Sono le uniche risposte che io mi sto dando, perché probabilmente qualcuno sopra di lui vuole che il Toro, quello che si chiamava Toro, continui ad essere in questa dimensione. Io credo che le uniche risposte che personalmente mi do siano queste, cioè ci sia un progetto che non è solo di Cairo, ma di chi probabilmente è sopra Cairo, che ci voglia probabilmente in questa dimensione. E perché probabilmente il tifoso del Toro accetta oggi questa dimensione. E la spacci per noi siamo in Serie A, noi siamo una società di Serie A, noi andiamo a sostenere i ragazzi, e che brutta partita che abbiamo giocato. Ci si concentra su questo più, certo, che sui problemi veri e propri come Filadelfia, come Robaldo, come Candiolo, come il nostro orgoglio. Ecco, quello è sparito o sta sparendo, come diceva giustamente Walter, e va tutto bene. E siamo, scusami, qua. Leo, aggiungo solo una cosa. Io mi arrabbio quando leggo nella pagina Facebook chi mi dice tanto chi ci compra. Innanzitutto, per comprare qualcuno devi mettere in vendita la società, perché se non metti in vendita la società, e se io vengo a casa tua e mi piace casa tua, se tu non la vuoi vendere, io casa tua non la comprerò mai. Quindi innanzitutto deve metterla in vendita. E odio chi mi dice chi ci compra. Questa è la frase che più non sopporto. Noi abbiamo cercato queste, noi abbiamo fatto queste domande, Oscar, a chi di dovere. E buon, certo, Fabio lo sa, visto che abbiamo... Vai Fabio. No, vai, finisci. Cioè noi abbiamo invitato più esponenti, più personaggi che hanno vissuto l'epoca del chi ci compra. Abbiamo invitato anche chi ha comprato il Toro, o chi ha permesso al Toro di non sparire definitivamente, e ci è stato detto che in realtà negli anni a seguire, dopo che Marengo e i lodisti hanno acquistato il Toro, di offerte al Toro sì, ne siano arrivate. Quindi il chi ci compra è sbagliato, le offerte ci sono state. La domanda semmai è il perché Cairo o chi per lui abbia rifiutato anche solo di sedersi a tavolino per discutere. Certo. Questa è la domanda che noi dovremmo farci. No, ma poi, non il chi ci compra, ma il perché le porte siano state sbattute sonoramente ancora prima, certo, di vedere in faccia l'acquirente. Ma il senso anche del chi ci compra, no? O trovalo tu un compratore. Allora, premetto, se uno fa il fruttivendolo, non devo portargli io la gente per comprare le mele, no?
È lui esatto. che deve pensare a venderle le mele e quindi metterà un cavolo di cartello con scritto che vende le mele. Non devo essere io da fuori portare le persone a dire: oh, guardate, questo vende le mele. Quindi se non lo metti in vendita, nessuno sa che è in vendita. Oh, comunque. Ho una notizia. Ragazzi, scusami Fabio, poi ti lascio, ti lascio parola. Io ho una risposta a quello che ci scrive Emanuele. Non venderà mai prima di eventualmente essere costretto a vendere o volersi liberare dal network televisivo di cui è proprietario. No. A meno che non ci sia una vera sollevazione popolare. Rispondo, Emanuele, la sollevazione popolare non ci sarà. Se ci sarà per un motivo che è stupido. Risultati sportivi. Sì. Ok? Allora, se ci saranno dei risultati sportivi negativi, o ampiamente insoddisfacenti, che ci porteranno in Serie B, allora lì ci sarà una sollevazione popolare. Ma noi siamo attaccati al risultato sportivo. Questo è il dramma del tifoso del Toro di oggi. Noi siamo in coma, che è legato al risultato sportivo. Fabio. No, noi siamo semplicemente in coma, in uno stato vegetativo, siamo attaccati con le macchinette, se togliamo quella macchinetta muoviamo, perché il tifoso del Toro oggi è questo. Comunque. Sì. Un paio di cose a questo proposito, così rispondo anche all'amico Andrea Schwarz che me lo chiede spesso. Allora, io ho avuto 2 giorni fa, ho avuto una telefonata per cui sapevo che non è una notizia pre-verificata, la sto cercando di verificare, la sto dando così, un fondo svizzero era interessato ad acquisire il Toro, ma che dall'altra parte la risposta continua a essere sempre solo una, quindi che il Toro non sia in vendita. Quindi questa è notizia proprio di 2 giorni fa, quindi ed è una cosa di interessamento. Io vedo anche l'ospite qua dell'ultimo minuto che è un po' esterrefatto, fa una faccia strana, però è pronto per firmare, perché guarda, è già al tavolo con il Titanic che sta affondando, logicamente. Spieghiamolo anche a chi ci guarda da casa e dice: beh, sempre i soliti video su Cairo, avete stufato. Allora, questi video in realtà hanno un senso logico. Si crede che non ci siano i sensi logici, ma c'è il senso logico, ovvero che i personaggi in questione sono i personaggi del film Titanic. La nave che lentamente affonda, e con esso non solo il presidente, ma tante persone che ancora oggi hanno il salame sugli occhi. Allora, solo per rispondere a De Niro, e risponde anche a quello che dicevi prima. Allora, è difficile rispondere in maniera seria. È difficile rimanere seria, Oscar. È difficile rimanere rispondere ad Ademio. paragonare sinceramente Borsano, lasciamo perdere Ciminelli, ma Borsano a Cairo francamente la vedo veramente difficile. Io faccio giusto, avevo 14-15 anni all'epoca, quindi me lo ricordo anche molto bene quel Toro, andavo nel secondo anello in maratona con mio papà. Io, un giocatore come Martin Vasquez, come Schifo, come Casagrande, io con l'era Cairo, francamente, non me lo ricordo proprio. Quello era un Toro, ragazzi. Quello era il Toro. Cioè, tu avevi gente come Policano, lascia perdere Pasquale Bruno, ma gente come Policano, Annoni, Cravero. Cioè, c'è un settore giovanile, all'epoca c'era Sergio Vatta, c'è un settore giovanile che è un qualche cosa di strepitoso, c'erano soldi veri investiti, Oscar. C'erano soldi. Adesso hai rotto le scatole. Va bene? Allora, intanto, cercando di rimanere serio, Oscar. C'erano soldi veri investiti. Voglio dire anche una cosa. Ragazzi, lui ci salverà, comunque lui ci salverà. Sì. Io ve lo dico. Dalla retrocessione, vedi, i mostri sono la retrocessione. Certo. Vedete, lui è lì. Dico a Pineo cosa diceva Fabrizio Gerolla, il nostro direttore. Sì. Lui, quando ha lavorato con GRP, lui lavorava su GRP, faceva trasmissione del Toro. Lui Ciminelli l'ha conosciuto più volte di persona, lo conosceva molto bene Ciminelli. Ciminelli è vero che lui era tifoso della Juve, eccetera, ma Ciminelli poi si è innamorato del Toro.
tanto che ci hai messo soldi, ci hai messo un'azienda. Sì, ma poi guarda, su Ciminelli, Fabio, ci sono tante persone che hanno lavorato per lui, che ne dicono, uno la pensa in un modo, uno la pensa in un altro, noi ovviamente siamo qua per cercare di dare le diverse versioni, no? Quello che più fa piacere è il messaggio di grazia, che in parte mi commuove. Perché lei dice, migliaia di tifosi e 20 persone che si interessano di cose interessanti e non solo del risultato, lo dice tutto. Grazie. Mi commuove. Grazie. Perché è un po'... Noi siamo relativamente in pochi, va bene. Però cerchiamo di dare le informazioni e di far capire nel nostro modo, nella nostra maniera, che spero per voi che ci seguite sia il modo più giusto di farvi trasmettere quello che noi abbiamo in mente. Le inchieste che noi facciamo sono sempre seguite e dettate dal nostro cuore, che riteniamo essere granata a tutti gli effetti. Una cosa importante, una cosa importante, perché comunque a Torino Sassuolo è successo una poi cosa. Salutiamo Walter che ci deve sì. lasciare, anzi no, gli lascio la parola a lui e poi tanto io posso dirla dopo. Vai. Tranquillamente, vai Walter, grazie per averci ciao, grazie a voi ragazzi, sera. Un abbraccio, grazie Walter. Torneremo a trovarti e soprattutto noi ci farebbe piacere se ci tieni aggiornato anche su tutte quelle che sono le vicende, di modo che possiamo quantomeno noi nel nostro piccolo, ma darvi un piccolo supporto, una piccola mano e far sentire la vostra voce. Lotteremo con voi. Grazie. Anche fisicamente. Esatto. Okay. C'è il mister Balaustra qui che se lo dice, insomma. Ciao Walter, grazie. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Daniela, ciao a tutti. Ciao Walter, buona serata. Allora, grazie Arianna, comunque, per le belle parole. Leo, volevo solo fare una precisazione, no? Perché sì. Si sta paragonando, adesso sta andando anche oltre con perché bisogna essere anche memoria storica. Il Parma di Tanzi, no? Quando si diceva anche il Tanzi ha fatto il Parma, eccetera. Ragazzi, il Parma è fallito non perché, ma è fallito per il discorso Parmalat, perché era tutto nella stessa holding. Quindi non facciamo per cortesia confusione, perché se no andiamo in discorsi che sono economico-finanziari. Quindi il Parma è fallito per il discorso del Parmalat, punto. E perché io... è finito in galera. E si è fatto 20 anni di galera per io lui, quello eccetera eccetera eccetera, certo. Invece quello che volevo tirare fuori è un'altra cosa, scusate. Sì, io quello che volevo tirare fuori invece un ragionamento tra noi pochi intimi e poi la massa se lo guarderà più avanti. Semplicemente, se noi siamo quelli che vogliono male il Toro, quelli che non capiscono nulla, quelli che non è la maglia e via dicendo, allora io mi volevo fare una domanda e la faccio anche a voi. Tra l'altro questa era la voce di Carlo Testa, una delle due. era incacchiato Carlo. Questa è una salutiamo delle domande. Ovviamente ciao Carlo. Un abbraccio. Ciao Carlo, un abbraccio forte. E questa è un'altra domanda. Questo è il perfetto parafulmine, questa è esattamente la situazione reale della cosa, Oscar. Juric e questi ragazzi sono il perfetto parafulmine dei tifosi. Sì, sì, alla faccia del solo per la maglia, no? Sì, sì, allora. Ragazzi, poi ma ci c'è sono qualcuno che ci scrive, vabbè, ma quando il Toro perde, sì, ma noi, siamo quelli per la sconfitta, occhio. Per il modo in cui... Questa è la maratona.
Questa è la maratona, eh? Sotto lo striscione. Arrugliatevi! Solo per la madre. Ma oltretutto litigano tra di loro a un certo punto, no? Perché giustamente... Cioè, sono video pubblici, eh? Sì, sì. Sì, sì, è uno dei video che sono stati mandati anche a me. Perché si critica il giocatore e non si critica chi ha permesso tutto questo scempio. Ragazzi, ma livello perché come al solito abbiamo Martin Vasquez e Casagrande davanti. Belotti non c'è più. No, dai, ragazzi, ma sono lacune volute, dai. Ma certo. Sono lacune volute. Ma la stessa cosa, scusatemi, ma Juric sta facendo i miracoli con questi giocatori. Ma vogliamo ricordarci guarda, solo per la mano. L'anno in cui siamo fatto la polemica, bastardo, in Europa. No, ragazzi, c'è Immobile a Maurizio vincolato? Sì, ma lo sappiamo. Senti questa parte qui dell'audio, attenzione, ragazzi. Sentite questo culo! Sentite quest'audio. Ha fatto l'abbonamento, bastardi! Ha fatto pure l'abbonamento, merda! Andate a cagare! Eccoli, capito? Però poi quelli sbagliati siamo noi. Che non lo fanno. Vergogna! Ma non è solo per la maglia, allora, è qua, ma è quello qua a cui mi riferivo io nella lettera. Ma certo, dito, ma non guardano oltre, guardano solo la direzione del dito, ma non guardano cosa stanno guardando. E questo è il grave. E questo è bravissimo Cairo, attenzione, dividi e t'impera, dividi e t'impera. Plateale, questo è Cairo, questo è il numero uno, il top. La responsabilità non è mai di questo, è di Cairo. Ma ragazzi, ma non abbiamo mica Real Madrid noi come squadra? Cioè, stiamo giocando davanti con Sanabria e Pellegrini, che Pellegrini, se vuoi scherzare, voglio vedere. E qua c'è un altro battibecco interessante sotto, quindi giusto nella confusione, però si percepisce. No, rompe i coglioni. Che vada a fare il culo, ecco, hai capito? Cioè, allora, avete capito com'è la maratona oggi, sì, signore e signori? Scusate, questa una cosa sola. Questa è la situazione che ho vissuto io, perché queste parole sono state dette a me. Sono saliti su in 12. Io ero con un gruppo di amici. Era una delle prime partite. Adesso non mi ricordo se era Coppa o se era la partita di Europa, adesso non me lo ricordo più, però parliamo sempre del 2019. È successa la stessa cosa. Sono stata cacciata in malo modo. Oscar lo sa, non uso le parole che hanno usato verso di me in quel momento, ma hanno detto ai miei amici di stare ben zitti, perché sennò a me capitava qualcosa e gli altri avrebbero dovuto guardare mentre mi capitava questa cosa da tutti e 12. Al che abbiamo preso, ci siamo alzati, ce ne siamo andati. Io tanto avevo l'abbonamento in primavera, i miei amici hanno comprato i biglietti al volo per andare di là e siamo tornati tutti in primavera. Per cui questa situazione l'ho vissuta sulla mia pelle. Certo, ragazzi, certo. Vi ricordate Marcos Bertoglio cosa diceva? Infatti lui diceva: ormai sono diventati peggio dei Goppi, i risultatisti. Sì, sono diventati. Esatto. Ringraziamo Daniela sia per la lettera che per essere stata dei nostri. Grazie di cuore. Questa sera abbiamo voluto parlare un po' di degli argomenti un po' più caldi, no? Situazione Candiolo, le ultime novità e via dicendo. Ma penso che la lettera abbia riassunto un po' l'umore di tutti i tifosi del Toro. Quindi cioè, è stata dettata dal cuore, a quattro mani, quello che era, però ha coinvolto tutti questa dichiarazione. Tengo a ribadire, caro Oscar, caro Fabio, e qui coinvolgiamo anche Daniela, prima di farla andare via, esperimenti sociali ed agguati da alcuni tifosi. Ecco cosa ha creato Cairo. Attenzione sugli esperimenti sociali. Osservatorio Granata ci sarà.
ci sarà. Ho passato anche quella. E ne parleremo come si deve. Osservatore Granata sta preparando delle puntate di fuoco. Anche quella allora, l'ho vissuta letteralmente sulla mia pelle, perché mi sono trovata proprio nel mezzo del fuoco di quello che ma guarda, non ti preoccupare Daniela, ne parleremo e approfondiremo anche questo argomento. Signori miei, un'ora e cinquanta, anche un cane abbaia, quindi credo che sì, sia arrivato ma perché di solito dicono siamo quattro gatti, allora ho fatto che anche a chiamare qualche cane, giusto? arriva da qua. Signori miei, allora, concludiamo questa puntata con Daniela, chiudiamola insieme. Ragazzi, se non abbiamo nulla da aggiungere, ci saranno novità anche giovedì, perché saremo invitati, siamo stati invitati giovedì 6 ottobre alla prima del film Michele, faremo una puntata bellissima anche sul film Michele, tifoso di Parma, sfegatato Granata, e sarà veramente un bel film, spero che voi lo guardiate insieme a noi. Altro da aggiungere, ci saranno novità breve, ma noi ne parleremo sempre due secondi prima dell'inizio della puntata. Oscar, Leo, la nostra trasmissione sarà all'interno del film. Sarà all'interno del film Michele, quindi saremo anche, diciamo, nel cinema, protagonisti anche al cinema, bellissimo. Beh, ragazzi, stupendo. Se poi volete, cerco il link un attimino, poi lo vedrete. Poi lo vedrete. Facciamo martedì, martedì lo ricordiamo. Martedì. Signori miei, grazie Daniela per essere stata. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie piacere, di cuore per tutto. Ciao Daniela, e complimenti per il pezzo. Ciao, grazie mille, grazie a voi. Forza Toro. Oscar Maiorano, Fabio Cantelmo, Leo Menegazzi vi salutano e vi danno appuntamento a martedì prossimo. Con facciamo anche mercoledì, facciamo due giorni sto giro, superiamo la mezzanotte. E ciao. Ciao amici, buona serata. Ciao a tutti. Ho scritto una canzone, è un coro che devi sentire, è un grido alto fino al cielo, e l'hai voluto tu, in campo lotti col cuore, Granata resta il tuo colore, l'orgoglio è il simbolo d'amore, ci sai dare tu, l'orgoglio è il simbolo d'amore, che ci sai dare tu. Forza Toro, è bello dedicarti una canzone. Forza Toro, è bello dedicarti una canzone. Una fede, una passione, la curva esplode di colori, sei grande come grande mondo, ce l'hai insegnato tu, è un coro dalla maratona, dai Toro lasciaci sognare, sei bello come bello il sole, ce l'hai insegnato tu, sei bello come bello il sole, ce l'hai insegnato tu, Forza, è bello dedicarti una canzone, Forza, è bello dedicarti una canzone, Forza, è bello dedicarti una canzone. Thank you.
Ciao a tutti. Forza Gio-